C'è stato un po' di assenza, mi è mancato il tempo, sto preparando cose un po' più a lungo termine. Caso anche quello di 17 anni fa, che non mi ha preso poi più di tanto. Bello, comunque, ma non so perché, man mano che andavo avanti, non mi entusiasmava molto. Facciamo però un recap per bene. In realtà, primi tre file di introduzione, non è che ci sia moltissimo da dire. Caso di contesto molto lineare, inerente a un torneo di scacchi. Gioco molto simile allo shogi, di cui Aneda era un campione. Più tutto il parallelismo con il cavallo lasciato in punto di morte da Amanda. Non ricordo se l'avessi già detto nell'unico video che ho fatto sul caso, semplicemente la conferma che Rumi Wakasa era la guardia del corpo di Amanda e quindi Rachel Asaka, sì, si chiama Rachel, mentre Kuroda non è Tsutomu Akai come si pensava, ma semplicemente è Kuroda. Anche lui coinvolto nel caso di 17 anni fa, ed è proprio lui a coinvolgere adesso Conan, raccontandogli i particolari. Tra l'altro Conan non si fa problemi a citare il nome di Shinichi di fronte a Kuroda, ma ci sta, dato che comunque Kuroda in quanto superiore di Megure probabilmente già sapeva, e Kuroda non si fa problemi ad affidarsi a Conan, magari non sarà completamente sicuro ma potrebbe avere anche più di un sospetto sulla vera identità del ragazzo, presumo almeno. La conferma anche che il bersaglio di Rum sia Rumi, in realtà Rum non è al 100% sicuro sia lei, almeno inizialmente, però il sospetto è sufficiente. Non è detto che Rumi sia per forza di cose il bersaglio che ha fatto avvicinare Rum alla storia nei nostri protagonisti, almeno per la mia percezione, però è abbastanza possibile. Quantomeno non l'unico bersaglio, non è detto che sia l'unico scopo per cui Rum si è mosso. Per i primi tre file non mi pare ci sia altro. Gli altri quattro mostrano in maniera nuda e cruda gli eventi del passato. Iniziamo sul serio. Abbiamo Amanda Hooks, una donna americana molto influente, ma molto molto. Veniamo a Kuroda, è lì per caso, almeno apparentemente, il vero perché lo vediamo dopo. Diciamo per ora che vuole assistere al torneo di scacchi lì presente, a cui partecipa anche Koji Aneda. Amanda è una sua fan e lo raggiunge nella sua camera insieme ad Asaka, la fedele guardia del corpo. Figlia di madre giapponese, morta per una malattia, e padre presumo americano. Non ne sono sicuro, comunque suo padre era il precedente bodyguard di Amanda, morto in servizio. Rumi aveva visto l'assassino, testimoniato contro di lui e poi rifiutato il programma protezione testimoni. Già da bambina aveva le idee chiare, voleva rimanere con Amanda e seguire le orme del padre. Questo comporta anche molto un rapporto madre-figlia tra Amanda e Rumi Wakasa. Ricevendo un addestramento sin da tenera età, si spiega il perché oggi sia così forte. Tra lei e Aneda non è che ci sia chissà quale rapporto pregresso, anzi i due sembrano incontrarsi durante quel caso per la prima volta. Considerando gli indizi lasciati durante l'intera saga di Rum, si pensava a un chissà quale rapporto romantico, invece niente di che, qualcosa di molto più immediato. Lui è anche abbastanza dolce in realtà nei suoi confronti, lei invece è molto fredda e distaccata. Ah, e in tutto ciò Rumi ha già qualche problemino all'occhio destro. Poi c'è Rum, insieme a diversi agenti dell'organizzazione. Già li comanda, inoltre il suo occhio sinistro è imbarazzante, nel senso che è qualcosa di oltremodo eccezionale. Ha una memoria fotografica al dettaglio, riesce a notare e memorizzare ogni singolo particolare. È come una videocamera portatile che viene costantemente processata. Proprio questa abilità veniva utilizzata da Karasuma per notare e sfruttare segrete informazioni relativi ad esponenti importanti del mondo politico e finanziario. Acquisiva informazioni compromettenti e le ricattava, molto vantaggioso. Tra l'altro, quando era più giovane, era ancora più forte. Entrambi gli occhi funzionavano così. Grazie a questa abilità, comunque, Rum identifica le varie guardie del corpo di Amanda, oltre a Saka, e le neutralizza. C'è anche un tentativo da parte dei Mibi di colpire Kuroda. Lui però riesce a scamparla e contrattaccare. Infatti, il vero motivo per cui Kuroda era lì era quello di incontrare proprio Amanda. Era un compito ufficiale impartitogli dal suo capo. Intanto, Amanda, dopo aver mandato via Rumi, con la scusa del cavallo, il pezzo degli scacchi lasciato in camera di Koji, incontra direttamente Rum. Non era il loro primo incontro, si erano incontrati 50 anni prima, quando Rum era soltanto un bambino, alla festa di compleanno di Karasuma. Ora, sorprendente la memoria di Amanda, o più verosimilmente, considerando anche i contatti con la polizia giapponese, Amanda avrà fatto per bene le sue ricerche sull'organizzazione. Qui Rum, il quale aveva ereditato il nome in codice Rum dal padre, tra l'altro, padre che aveva servito per molti anni Karasuma stesso, ed ecco perché il boss si fida così tanto di lui, piccola parentesi, comunque qui Rum comincia a combinare il grande pasticcio, o quantomeno non ho capito bene la situazione. Sa del rapporto madre-figlia tra Saka e Amanda.
Vuole quindi prendere Asaka in modo da ricattare Amanda e farla diventare una pedina per l'organizzazione. Però, non trovando Asaka per farla uscire allo scoperto, dà la PTX ad Amanda, o comunque quella che sembra essere una versione vecchia della PTX. E qui primo dubbio, Amanda non mi sembra sia nella lista delle persone eliminate con la PTX, a differenza di Aneda, o almeno per quanto ne sappiamo noi. Secondo dubbio, cosa pensava esattamente facesse quella pillola una volta fatta ingerire ad Amanda? Da come ne parla, lo considera come un veleno, ma non sembra abbia con sé un antidoto, quindi se voleva sfruttare Amanda, perché darle la pillola? Probabilmente non si aspettava, pur essendo un veleno, che avesse quel tipo di reazione lì e facesse effetto all'istante, o che comunque avesse un effetto più leggero. In ogni caso, anche lui è molto nell'incertezza. Di norma ha l'ordine o comunque il dovere di controllare che il veleno faccia effetto, cosa che però non farà, controllerà poi in post con i giornali. Lascia Amanda morire e va a cercare Asaka per tappare tutte le bocche possibili. Ah, in tutto ciò ci sono anche informazioni relative a Vermouth. Al tempo si era, credo da poco, unita all'organizzazione e aveva già grandi abilità nel travestirsi. Intanto Aneda abilmente, con pochi dettagli, riesce a capire la situazione e fa nascondere Asaka per tempo, o meglio, la tramortisce con una pistola stordente, le consegna l'alfiere dello Shoji, ovvero il suo portafortuna, e la mette a nana nascosta. Inizia il confronto Aneda-Rum. Aneda riconosce Rum. 30 anni prima aveva sostituito pubblicamente Renia ad un'assemblea inerente all'economia internazionale. Quindi, oltre la buona memoria del Majin, che rivaleggia quello del numero 2 dell'organizzazione, veniamo a sapere anche che 30 anni prima la storia corrente, Karasuma fosse ancora vivo, seppur malaticcio. Qua da memoria mi sembra le informazioni ottenute dalla Villa del Crepuscolo fossero fino a 40 anni prima. Intanto, spostandoci sul fronte Kuroda, trova Amanda defunta nella sua camera. Tra uno spasmo e l'altro dovuto alla PDX è riuscita a lasciare un messaggio. Abbiamo il pezzo degli scacchi, ovvero il cavallo, con un orologio da polso, sul cui quadrante è presente l'impronta del suo bacio, e gli occhi del cavallo sono anche essi sporchi di rossetto, come se fossero insanguinati. Qualche ragionamento, oltre al fatto che non mi fa molto senso la scacchiera, almeno per come sono disposte le caselle nere e bianche, ma qui potrei sbagliarmi io, per quanto riguarda il cavallo vale 3 punti negli scacchi e dà la possibilità di ribaltare situazioni perse creando spesso forchette, ovvero minacciando contemporaneamente due pezzi avversari. Sulla scacchiera sono presenti al massimo 4 cavalli, 2 bianchi e 2 neri. Il bianco in partita è quello che muove prima ed è il lato che generalmente viene considerato come avvantaggiato. Detto ciò, non ho idea di che indizio abbia lasciato Amanda, ovviamente. Come specifica poi Conan, il bacio sull'orologio è un probabilmente attenzione. Non si sa bene rivolto a chi, si presume Rum, ma questa seconda parte non è totalmente confermata. Volendo, potrebbe essere anche un indizio sul boss, più probabilmente a Rum e al suo sguardo eccezionale, comunque sia. Intanto Aneda, dopo essere stato picchiato un po' di volte, viene costretto anche lui ad assumere la PTX. Rum e Combriccola vanno via. Anche questa volta Rum non ha il tempo di controllare e Aneda, in punto di morte, avendolo ricollegato a Karasuma, lascia il famoso indizio Puton Mascara. Questo caso, diciamo, è un po' ripetitivo. Kirin viene il corpo di Goji, nuovamente Kuroda. A questo punto si sveglia Rumi, che per il sì e per il no lo attacca e prende il sopravvento. Poi si distrae e Kuroda, con un colpo di Reni, ne approfitta per metterla al tappeto. Decide di nasconderla. Riassumendo, due volte Kuroda trova le vittime, due volte Rumi viene nascosta da svenuta. La mette nella propria valigia e va per andarsene via. E fa bene. Rum torna a controllare. Capito dove si trova Asaka, parte un inseguimento. Spostandoci alle auto, l'autovettura dove si trovano Kuroda e Rumi viene tamponata e viene coinvolta in un incidente stradale. Conseguenze? Tante persone a guardare cosa fosse successo, il che impedisce a Rum di finire il lavoro. Kuroda, finito in coma per 10 anni, e Rumi scomparsa nel nulla. Questo è quello che accade. Torniamo al presente. Conan, dopo la discussione con Kuroda, dovrebbe più o meno aver capito il messaggio di Amanda. Appunto, l'attenzione a, probabilmente, Rum. Intanto Rum dà indicazioni a Korn e Chianti di eliminare Rumi. Dal caso che vi ho appena raccontato, lei non dovrebbe averlo mai visto, però dovrebbe aver sentito la sua voce e potrebbe riconoscerlo. Su questo Rum è molto scrupoloso, tanto che parla a Korn e Chianti con la voce modificata. Rumi si accorge di essere sotto bersaglio e, sfruttando addirittura la maestra Kobayashi e i bambini come esca, tende un'imboscata. Riesce a sparare dalla distanza a Chianti, ferendola. L'organizzazione si ritira. Rum vuole riportare il suo occhio destro indietro nel tempo, usando la PDX.
Conan ha la conferma su chi sia Rumi e penso ormai abbia per esclusione un'idea anche di chi sia Rum. Rum potrebbe essere vicino a capire chi sia Conan. Se ci è arrivato grosso modo Kuroda, quantomeno a larghe linee, per Rum, che ormai sembra anche aver capito il corretto funzionamento della PDX, dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Altro aspetto, Rum parla di occhio destro, è quello che vuole riportare all'antico splendore. L'occhio che però lui ha usato nel caso dei 17 anni fa è il sinistro, che è anche l'occhio che attualmente non ha più, da quello che sembra, quantomeno. Però sappiamo che il suo occhio destro, quando era più giovane, funzionava come il sinistro. Quello che io credo è che l'occhio ormai perso non si possa più riottenere, nemmeno chiaramente ringiovanendo. Mi riferisco chiaramente al sinistro. Quindi per riottenere la sua abilità di memoria fotografica, Rum deve recuperarla dal destro. E l'unico modo che ha è ringiovanire con la PTX. Rimane il dubbio di come abbia perso l'occhio sinistro, dato che nel caso questo non viene mostrato. Quello che mi viene in mente per ora è in uno scontro successivo, magari con Tsutomakai. È il grande assente. Dai flashback precedenti di Rumi sappiamo che i due si incontreranno, ma non le dinamiche. Per chiudere, Rumi non si è capito bene per chi lavori adesso. Sembra essere per conto proprio e non avere alcun backup. Però risulta strano che lei da sola abbia ottenuto la lista degli eliminati con la PDX e abbia ottenuto informazioni relative alla madre di AI. Poteva essere della CIA, ma penso più semplicemente lavori da sola. E abbia ottenuto info in qualche modo. Magari tramite un terzo, magari proprio tramite Tsutomakai. Credo di aver visto un po' tutti quanti i particolari, non mi viene in mente nient'altro, se ci sono sviste o particolari che non ho considerato per favore scrivetelo nei commenti. Video a copione piuttosto lungo, non so quanto poi effettivamente sia durato, io spero vi sia piaciuto, se così lasciate un bel mi piace, un commento fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, qui Frame Dragon, chiudo.